buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, prima della partita di martedì che si svolgerà all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, alle ore 20:30, vediamo qualche trascorso di Pisa-Monza. Nei playoff del 2007, quelli più scottanti, quelli dove il Monza ha da dire e da ridire, il Pisa allo Stadio Brianteo perde di misura sul Monza per una rete decisa sul rigore, realizza Fabiano. Di contro al Pisa viene annullato un gol sul fuorigioco di Biancone. Dubbio, direi. Veniamo alla partita di ritorno, persa dal Monza per 2-0. La partita giocata da tutti i pisani. I biglietti vengono polverizzati in pochissimi minuti dall'apertura dei botteghini. Quindi ufficialmente 17.000 spettatori, ma secondo me erano di più. Alle 14, stadio già pieno. Ricordo che il fischio d'inizio era per le ore 16. Arbitro Valeri, diventato poi un arbitro internazionale. Pisa in avanti e attacca per tutta la partita. Al 40esimo Ciravolo porta in vantaggio il Pisa. Il Monza recrimina per un calcio di rigore non concesso su Borgobelli. Quindi andiamo ai tempi supplementari e al 13esimo Ciottola chiude la partita. Pisa vince per 2-0 e sale in Serie B. Quindi veniamo ai giorni nostri. Il Monza passa nelle mani di Berlusconi e Galliani, quindi sale in Serie B e effettua un calciomercato da favola. Il Pisa il 20 ottobre 2020 all'Arena Garibaldi strappa un pareggio con reti di Frattesi per il Monza 46esimo e pareggio di Marconi all'81esimo. La partita di ritorno allo stadio Brianteo U-Power il 12 febbraio 2021, il Pisa dà una lezione di calcio al Monza. La partita finisce 2-0 per il Pisa con doppietta di Palombi, anche con il solito rigorino dato ai padroni di casa, parato da Gori. Il Monza non riesce a sbloccare il risultato. Non ci resta che aspettare e vedere come finirà la partita di martedì. Sono sicuro che i nostri ragazzi si scenderanno in campo concentrati, faranno vedere un bel calcio. La rosa di Mister D'Angelo rispetta l'avversario, ma sicuramente non teme nessuno. Bene ragazzi, questo era un trascorso tra Pisa e Monza. Io vi ricordo una cosa: forza ragazzi e forza Pisa. Dopodiché vi ricordo anche che il Pisa resta e tutto il resto passa.